Buongiorno squadre, finalmente siamo arrivati alla terza puntata della nostra serie ormai amata di Netflix e Amazon Prime, perché ora ci ha invitato pure Amazon Prime, chiamata Recensisco, non so nemmeno più parlare, i vostri store, parte 3, questa è la parte 3. Nelle prime due parti abbiamo visto appunto alcuni store, la seconda parte per me sarà la più bella perché appunto c'è uno store un pochettino divertenti, non so se l'hai vista, le puoi guardare pure dopo questo video. In questa parte andremo a vedere esattamente 4 store questa volta, perché appunto ce n'era uno che ci tenevo a farvi vedere perché appunto un'idea è molto interessante, vi farò vedere subito come primo store. Ti ricordo sempre che in descrizione c'è il link per accedere al gruppo Facebook e-commerce Public Italia. Ogni giorno appunto mettiamo sempre nuovi post, se hai una domanda o un dubbio puoi chiedere lì e io o qualcun altro più o meno ti risponderà. In più nella sezione playlist c'è appunto le playlist e-commerce dropshipping, digital marketing, dove trovi tutti i vari corsi gratis che ho fatto io, 3 ore, 4 ore appunto, vi spiego come lanciare uno store di dropshipping, tutte cose gratis perché appunto ci tengo alle persone che mi seguono. Detto questo, possiamo cominciare. Prima di cominciare però una cosa molto importante che ti può interessare, questo video è sponsorizzato da Heart Digital, ovvero la mia bellissima azienda di digital marketing. Se vuoi imparare come fare pubblicità su Facebook, YouTube, Google, tutto quello che riguarda digital marketing, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, clicca nel link in descrizione oppure vai su app.rtdigital.com per dare un'occhiata ai vari corsi che io personalmente ho fatto. Possiamo continuare. Ora lascia stare questi di qua sono video che appunto io, lo sai ormai se hai visto altri video, che appunto andrò a fare molto presto, non so se saranno usciti a questo punto, però comunque concentriamoci su questi 4 store. Il primo, che è quello più interessante di cui ti parlavo poco fa, è appunto EasyCV Resume. L'ho visto io su un gruppo Facebook, appunto, mi è sembrato molto interessante, un'idea che di solito io non me ne parlo molto, ma se tu un pochettino pensi, quando lanci uno store di e-commerce, puoi dire ok, io non voglio magari lanciare uno store in dropshipping per vari motivi, perché magari appunto non ho voglia di combattere con tutti i vari fornitori di AliExpress e fare aspettare la gente magari all'inizio, appunto, avere un inventario, dover pagare appunto, dover avere margini più bassi, voglio fare qualcosa di molto più semplice, ovvero magari vendo un prodotto digitale, un mio servizio e così via. Un po' come quello che faccio io, ok? E se ci fai caso, per ora mi sto focalizzando molto a vendere prodotti digitali, ovvero i corsi online. È lo stesso concetto, cioè lo stesso concetto se tu fai uno store in dropshipping, vendi un prodotto oppure vendi un prodotto digitale, è la stessa cosa, ok? Modo in cui tu vendi, il modo in cui tu appunto crei tutto, è la stessa identica cosa, però appunto cambia quello che c'è dietro. Dietro c'è appunto, se tu fai dropshipping, c'è appunto un prodotto digitale, tutto è spedizione, un prodotto digitale invece tu appunto il cliente compra, paga e riceve subito il prodotto. Questo di qua è un buon esempio per farvi capire che appunto si può fare altro sulla dropshipping, e questo di qua appunto è un'idea abbastanza interessante, perché da quello che ho capito infatti questo store in pratica tu puoi comprare dei curriculum, dei design di curriculum online, cioè però tu possi fare curriculum sempre quelli brutti, tu compri il design, il curriculum e poi lo compili tu. Lo store è fatto molto bene, io prima che si è fatto con Shopify, sì, è fatto con Shopify prima di tutto, visto come vedi è un tema molto semplice. Qui c'è diciamo la parte iniziale, foto a destra, cosa a sinistra, testo, foto, in modo tale che ti spiego come fare, e poi ci sono vari template, vedi che appunto non costano nemmeno troppo, costano tipo $5, però ti ripeto, $5 sono, tu lo carichi una volta il design su questo store, poi le persone comprano automaticamente, quindi a te non costa nulla, sono $5 di profitto alla fine, quasi profitto perché poi naturalmente ci sono tasse e commissioni. Vediamo qui questo di qua che sarà forse il best seller, appunto costa $4,99 e ti danno appunto, potrai scaricare questo documento, questo template, dove appunto potrai mettere tutti i vari nomi, tutte le varie cose che tu sai, lo puoi compilare. Molto, molto bello, interessante. Ci sono altri servizi, ci sono altri servizi automatizzati, però questa è un'idea abbastanza fatta con lo store Shopify, in modo tale che è anche più facile organizzarsi. Ci sono diversi template e così via. Molto interessante questo di qua, diciamo pure è fatto molto bene, è molto semplice, come vedi si vede che già è più interessante. Io principalmente, personalmente questa cosa la metterei, ok, 9 ore questo di qua lo metterei, PayPal lo leverei. Poi le foto sono anche fatte molto bene, appunto ti fanno vedere poi con, cioè tu ti metti la situazione come sarà, la descrizione è fatta molto bene, c'è cioè, cosa di Messenger qui. Io leverei solamente queste due cose e poi come vedi non ci sono tipo cose che spuntano, a parte le cose qui sotto che mi sono accorto che queste di qua le odio io personalmente, però alla fine si vede che uno store professionale è uno store che appunto funziona, e ci sono anche appunto Illustrator, Photoshop, che cos'è questo, l'avevo visto, saranno appunto altri template del genere.
Questo ci vuole un pochettino di inventiva. Tu magari appunto sei un designer, ecco queste cose ti parlavo, sei un designer che magari appunto sai fare vari template, sai vari design, fai uno store Shopify dove appunto vendi tutte cose automatizzate, i template. Ti ripeto, questo il design lo fai una volta, lo metti in vendita e poi automaticamente le persone possono comprarlo senza che tu debba fare niente, senza che tu devi occuparti delle spedizioni, di appunto della tracciabilità del pacco, di impacchettare le cose, spedirle e così via. Lo fai una volta, il prodotto digitale si vende da solo. Molto utile, è vero. Pensaci da questo punto di vista nel fare qualcosa del genere se appunto non ti interessa il dropshipping o combattere con queste cose. Poi, voto 9, fatto molto bene, non è uno store da 10 perché appunto il design non è uno store da 10, lo vedo, 10 erano quelli là che lo scorso video, però questo di qua mi piace molto, è appunto un'idea originale. Usciamo, bottega edile, questo di qua mi sembra pure essere cercato sempre su un gruppo Facebook. Vediamo come è fatto prima di tutto con Shopify sempre. Apparentemente i colori sono molto belli, mi piacciono. Questo blu mi piace molto. Assistenza clienti tramite telefono, quindi sarà appunto uno store fisico che faranno pure poi un e-commerce, quindi. E vendo un pochettino di tutto, diciamo, stile ferramenta. Lavori, un pochettino confusionario qua. Quindi tipo troppe scritte, troppe cose magari senza spazi bianchi, senza un pochettino tutte cose ammucchiate. Però come vedi non ci sono cose che spuntano, pop-up, cose che danno fastidio e rallentano il sito. Vediamo appunto, qui come vedi io vi dico sempre l'ideale è avere la home, la sezione prodotti, contattaci e poi FAQ. La sezione prodotti poi tu ci clicchi e ti spuntano le sottocategorie che sarebbe in questo caso ferramenta, sistema secco, DP. Questo è meglio perché appunto così è troppo complicato, ci sono troppe cose qui. La gente magari non sa dove andare bene, invece tu vai alla sezione prodotti, nella sezione prodotti c'è tutti i prodotti che tu puoi vedere e poi puoi diciamo, mettere i filtri per mettere sotto categorie. Comunque mettiamo attrezzatura qui, clicchiamo, vorrei comprare questa, come si chiama, la spatola per mettere lo stucco che si ci mette con questo. Comunque è fatto apparentemente molto, molto bene. Io qua c'ho il microfono, per questo faccio così la testa, perché non riesco a vedere bene lo schermo. Purtroppo non so dove mettere, mi devo comprare il coso, quello l'asta. Qua c'è PayPal, questo non so che tema sia, non l'ho mai visto il tema fatto così, in questo modo. Sarà un tema gratis, penso, a pagamento, però è fatto sempre con Shopify, non l'ho visto mai questo tema apparentemente. E poi c'è una spedizione stimata, ti danno quella spedizione stimata. Comunque, ti ripeto, da desktop è un pochettino confusionario. Vediamo da mobile come viene. Ecco, da mobile si vede un pochettino meglio, perché appunto ci sono le foto, ci metterei appunto un pochettino più foto, magari anche la foto di, non so, un muratore che usa questo di qua, questa spada, per vedere appunto il prodotto in uso, anche se è super giù, chi lo compra sa già come funziona, però è sempre un modo per abbellire lo store. Il titolo è troppo lungo, cioè ci metterei io solamente frattone in acciaio inox. Punto. Cioè, solamente questo, non c'è bisogno di mettere super professionale, lama piatta trapeziodale, che non so magari che significano io. Il prezzo mi sembra giusto, poi PayPal lo metterei, i colori mi piacciono pure molto, questo verde mi piace. Condividi questo articolo, lo puoi levare perché non lo fa nessuno. La descrizione su mobile è un pochettino corta, comunque è un prodotto molto semplice, alla fine non c'è bisogno di spiegare con video, con descrizioni super approfondite, perché si sa super giù che funziona questo prodotto, però bisognerebbe sempre fare qualcosa in più per sicurezza. Il supporto c'è, mi piace, perché appunto c'è Messenger, WhatsApp, l'email e poi anche il numero di telefono, così subito, se tu l'ideale è sempre avere il numero di telefono, so che è una scomodità per molti perché appunto ti serve una persona che si occupa solamente del supporto clienti, però se appunto è l'opportunità, la cosa che ti consiglio subito è puntare sul supporto clienti tramite telefono, così la gente, un supporto subito personalizzato, la gente chiama e risolve il problema. Pagamenti sicuri, vabbè, questo comunque non è fatto poi così male, non c'ho tipo tutti cose che luccino, timer e così via. E questo è anche qualcosa di utile, spedizione stimata per vedere quanto costa. Fino ad ora, discretamente bene, penso che questo store funzioni già super giù. C'è appunto sempre, entra registrati in mio account, per me non servono queste cose. Comunque la barella di cerca pure, perché alla fine se nessuno cerca, io personalmente non vedo mai persone, non ci faccio caso, anche io di abitudine mia non cerco mai semplicemente lo su prodotti. Se fai tu lo store molto semplicemente, la gente non ha bisogno di cercare perché appunto trova i prodotti in maniera molto veloce. Comunque, voto 7, questo di qua,
migliorerei poche cose, comunque la descrizione, il titolo e alcune appunto cose come PayPal e così via, e levare queste cose. Moto 7 e mezzo anche, dai. Vin, vediamo questo che cos'è. Dal nome sembra da vini. Venderanno vini. Ecco, anche questa è una cosa molto. Questo non è in dropshipping in questo caso. Appunto, magari tu vendi vini, entri in contatto. O sei una. Magari è appunto. Come si chiama? Quelli che vendono. Che hanno la bottega di vini. E tu puoi vendere i vini tu stesso. Oppure entri in contatto con un fornitore. E tu gli dici: ehi, ogni volta che mi arriva un ordine, tu te lo passa a te. Tu spedisci i vini per conto mio. In quella formula dropshipping. Non per forza di fare dropshipping da AliExpress, ma puoi anche avere appunto un fornitore qui in Italia. Vini, però c'è la moda di vendere vini. Qualche anno a questa parte in Italia sta spopolando anche questa cosa di vendere vini online. È molto utile alla fine perché tu su internet hai sempre un sacco di come si chiama? Di scelta. Lo store è fatto molto semplice, ok? Niente di che, questo è quello che appunto intendo semplicissimo. Non è super professionale, i font non sono molto interessanti, sono font un pochettino senza nessun significato comunque. Non c'è nessun titolo qui, sono un pochettino foto prese così a caso. Si era fatto con Shopify perché super giù il tema, sì, è fatto con Shopify. Comunque contattaci, conosci i produttori, questo penso che nel mondo dei vini è abbastanza importante perché c'è gente che appunto vuole sapere il vino da chi viene fatto, come si fa. Cromari speciali, vini per regione, vediamo, voglio prendere vino siciliano. Grillo Nero d'Avola, un Nero d'Avola della Sicilia, vediamo cosa ci spunta. Qui molto semplice pure, visto non ci sono, cioè chatta con noi, premio lo metterei io personalmente, però il supporto qua c'è. Vediamo un vino, 7,80 euro, costa poco, la spedizione non so bene se loro hanno un guadagno, che guadagni hanno naturalmente, perché per costare così poco la spedizione costerà qualche 10 euro penso, non so se ci guadagnano poi. Comunque, foto sono assenti, gli metterei sempre qua una foto di uno che fa vedere, non so, la bottiglia di vino, col bicchiere che versa il vino, qualcosa un pochettino di più bello che abbellisce. E poi metterei anche un video di uno, di un sommelier che prova questo vino. Sommelier lo apre, appunto, c'è il video in cui il sommelier lo apre, lo versa, fa vedere i colori, fa vedere tutto quello, lo assaggio, il profumo e così via. In modo tale che la gente si fa anche un'idea visuale, visualizza com'è il prodotto, com'è utilizza il prodotto. Descrizione c'è per bene, poi appunto qua c'è tutte le varie descrizioni, molto utili perché appunto è appunto interesse dei vini. Le recensioni sono assenti, però comunque è molto semplice, visto sfondo bianco, nero e questo grigio che appunto spunta. Molto semplice, mi piace questo store come è fatto. Però appunto investirei un pochettino di più sulle immagini e sui video. I video sono molto importanti. Per appunto spiegare e far vedere come funziona il prodotto, anche se qui di funzione c'è poco, però per far vedere in modo visuale com'è. L'account lo leverei io, la barra cerca la leverei pure, il logo è fatto abbastanza bene. Poi qui vediamo c'è il vinvin.it, il dominio è fatto pure bene, diciamo da questo punto di vista io darei un bel 8 perché appunto punterei solamente a levare dettagli tipo come questi premi per appunto semplificare lo store e poi levare, mettere appunto, aggiungere immagini e video. Qua possiamo chiudere, voto 8, poi infine centro abbigliamento, vediamo questo. Ecco, questa cosa gialla senza senso, guarda ancora sta caricando, 4. 5 secondi per caricare sono assai. Che cos'è questa cosa? Chiudi. Hai visto? Già sono spuntate due cose, due pop-up. Questa cosa non va bene perché danno fastidio e rallentano il sito. Poi il logo sembra fatto, non si vede a parte, non si vede bene. I colori non mi piacciono. Questo celestino non mi piace. Anche se è stato di bambino, però questo celestino non mi piace a me personalmente. È un colore un pochettino senza noioso. Sciallo, come si dice. Il logo è un pochettino fatto male, questo logo non mi piace, ma personalmente sono appunto cose da pure. Però poi da qui da sotto in giù, se è fatto con Shopify, penso di sì. Non è fatto con Shopify. Che cos'è? È fatto con Bootstrap, sarà fatto appunto da un programmatore. O Steampunk, sì, sarà fatto appunto con JavaScript, con Bootstrap. Comunque è uno store fatto customizzato, penso, a meno che Wapolite non si sbaglia. E comunque c'è un sacco di prodotti direttamente dalla home page. Devo scorrere, scorrere, scorrere. Questa cosa di scorrere non mi piace personalmente a me perché. Visto. Poi.
questa cosa, questi colori qua, questo specie di puntini qua sotto non ci sta, il colore qua diverso non ci sta. Diciamo, dal punto di vista design non è il massimo, però come utilizzabilità, non so nemmeno come si dice, non so parlare più, ragazzi. Home, cerca un prodotto, non c'è la parte contattaci, non c'è la parte FAQ, il che è appunto di no, qui mi spunta un pop-up, chiudi. Ecco, quello che intendo io, appunto, metti i prodotti e poi ci sono tutte le categorie qua che tu puoi scegliere. Magari voglio comprare, poi costano pure poco, tipo 3 euro, non so se hanno un guadagno, se hanno così, vendendoli così poco. Vorrei comprare un cappellino, questo di qua. Ok, queste cose qui colorate non sono belle, dal punto di vista del design non sono belle, ok? Non si disegna così un sito web. Un po' è strano, qui fatemi vedere meglio perché c'è il microfono qui davanti. Taglia i capelli. Ok, gli enigmi sono, non capisco nemmeno come si fa. Ah, sono tipo le taglie e poi dice disponibile. Non c'è descrizione, non c'è una foto. Io qui metterei magari una foto di un bambino con il cappellino messo di sopra, così tu vedi, comincia a visualizzare, i clienti possono visualizzare come significa mettere il cappellino, indossare il cappellino. Ripeto, è molto semplice lo store, però i colori non mi piacciono, il design non mi piace, migliorerei molto appunto dal punto di vista del design. Poi le immagini, metterei appunto, manca di immagini, manca di descrizione, manca di FAQ, manca di contattaci, manca il titolo, manca appunto, come qua non capisco io, non c'è tipo aggiungi a carrello con i drop down, che siccome tipo quelli semplici che appunto taglia, clicchi e poi spunto le misure, invece in questo modo strano fatto. Il prezzo è troppo basso, lo aumenterei un pochettino. Comunque qua gli darei un voto 6. 6.1 perché c'è appunto il servizio clienti col telefono, che appunto è sempre un punto in più, però non più di 6. Ma 6, sì, darei 6. Non so se funziona questo di qua, ma penso appunto abbiano uno store fisico, un negozio fisico e stanno puntando anche nella parte online. È molto difficile vendere questi tipi di prodotti perché appunto se tu non fai uno store professionale, abbigliamento non lo vendi, abbigliamento lo vendi solamente con uno store fatti bene, fatti appunto quando qualcosa di speciale. Detto questo, voto 6 e qui possiamo chiudere. Ora, detto questo, il video è finito. Questa era la parte 3, spero ti sia piaciuta, non so se ne farò altri in futuro perché ormai diciamo abbiamo capito, grazie a queste tre parti, questi tre video abbiamo capito, super giù e penso sia stato chiaro nel farti capire super giù quello, il tipo di store che funziona, il tipo di design di store che funziona e quello il tipo di design che non funziona. Ripeto, non biasimo nessuno per gli errori che fanno, erano errori banalissimi che facevo pure all'inizio, però appunto un dettaglio in più, un dettaglio in meno sono quelli che ti fanno avere successo e quelli che appunto ti fanno perdere tutte cose. Ti ricordo che se ti è piaciuto il video iscriviti, prima di tutto, metti mi piace, fammi sapere nei commenti quali 3-4 store ti piace di più e magari se tu hai uno store che vuoi recensire, che vuoi avere recensito, lo metti nei commenti così magari appena ho 3 store pronti faccio magari una parte 4, magari quando ho voglia, quando ho disponibilità, quando ho tempo. Comunque ti ricordo sempre in descrizione c'è il link per il gruppo Facebook, playlist nella sezione delle playlist e poi sempre in descrizione nel primo commento c'è il link per accedere al mio gruppo, al mio scusa, al mio corso di Facebook Ads dove appunto ti spiego come imparare Facebook Ads e come far crescere come scalare il tuo store di e-commerce grazie a Facebook Ads. Detto questo, non so più che dire perché appunto mi manca pure il fiato e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!